Maria Maddalena Alberici, siamo qui allo stand Blue Moon di questo 38esimo congresso di medicina estetica. Un bilancio di questo congresso: avete fatto buoni affari, buoni rapporti, buone relazioni? Allora, quest'anno siamo stati messi in una posizione privilegiatissima perché siamo alla discesa della scalinata dell'hotel, per cui siamo in prima postazione. Questa nuova postazione ha fatto sì che fossimo visibili a tutto il mondo dei medici, pertanto abbiamo avuto tantissimi contatti, persone che negli altri anni ci cercavano e non ci trovavano qui sono arrivati, persone che non ci conoscevano sono arrivate. Diciamo che è stato un buon congresso, anche perché la situazione economica italiana si sta un momentino risollevando. Bisognerà vedere con la prossima stangata dell'IVA che passa al 25, non ci sarà di nuovo una recessione, speriamo di no, oppure speriamo che il governo cambi idea. Ecco, il campo degli elettromedicali è un campo molto aperto, un campo molto innovativo, c'è molta ricerca. Voi qui avete anche, diciamo, presentato, anche se non era proprio un'anteprima assoluta, questa blue laser per rimuovere i tatuaggi. Sì, certo, non è un'anteprima assoluta, ma ormai si è arrivati a un punto di sperimentazione di diversi anni, per cui ci sono casi clinici ben determinati, risultati senza cicatrici che si sono potuti vedere, tutti i colori che vengono tolti, pertanto il nostro laser per togliere i tatuaggi è al top. E grandi soddisfazioni le avete avute anche dall'EPV, l'elettroporazione vaginale. Certo, l'elettroporazione vaginale sta avendo veramente tanto successo perché, come noi abbiamo sempre detto, è aperto a tante sperimentazioni, a curare tante patologie. Il professor Spinapollice ha fatto anche tante sperimentazioni in andrologia, pertanto ci si è aperto un nuovo campo. Altra sperimentazione, sempre del professor Spinapollice, primario in ginecologia, è sulla favorire la fertilità femminile, pertanto anche lì è riuscito ad avere risultati importanti e PD sarà la macchina del futuro e ce lo stanno confermando tanti medici. E in ultimo avete, come dire, fatto un restyling della radiofrequenza. Certo. Che l'avete chiamata Intraderma 3D Hologram, come mai? Perché agisce sotto più strati cutanei in contemporanea, per cui in base al manipolo che si utilizza, per cui riesce a curare tante patologie di dolore, piuttosto che nell'ambito estetico a curare tanti tipi di inestetismi, proprio perché agisce in vari strati cutanei contemporanea. Una vita in movimento, on the road, fiere, certo. Congressi, avete da poco fatto una bellissima esperienza, la seconda negli Emirati Arabi a Dubai. No, e sarà forse la quarta, perché abbiamo iniziato nel 2004 la prima esperienza, poi ne abbiamo fatto un'altra nel 2010, un'altra nel 2012. Ogni tanto andiamo a Dubai e, visto che ci sarà l'Expo del 2020, bisogna riuscire a entrare in maniera importante. Che aria si respira? Fredda. No, fredda nel senso che hanno trovato il sistema di far piovere quando vogliono loro, sparando nelle... deve esserci una nuvola di base, per cui se c'è la nuvoletta sparano qualche cosa che forma la pioggia e inizia a piovere. Noi ci siamo ritrovati là con gli alberghi non preparati al freddo, con 16 gradi, e ci siamo ammalati tutti. Senti, continua la collaborazione con la prestigiosa scuola di medicina estetica La Gorà di Milano? Certo, in maniera molto importante. La Gorà è la scuola che ci privilegia più di tutti, perché noi siamo di Legnano, in provincia di Milano, per cui in Lombardia siamo conosciutissimi.
ed è la nostra zona, pertanto anzi a luglio faremo un workshop, durante il congresso di ottobre faremo nell'ambito proprio congressuale un workshop, per cui andrà molto bene, ottime prospettive. Grazie. Sì. Grazie.